ragazzi, bentornati. Che cos'era questa cosa? Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale, se siete nuovi, benvenuti, io sono Alice e oggi voglio farvi vedere i preferiti del mese di febbraio, quindi un video un pochino diverso, però in cui vi faccio vedere quali sono i miei prodotti preferiti, sia come vestiti che come skincare, trucchi, alimentazione, in generale un po' per il mio lifestyle di questo mese di febbraio e cominciamo con il viso. Allora, tre cose tra i preferiti di questo mese. Come vi dicevo, sono preferiti che o ho scoperto questo mese oppure che questo mese sto usando, ma che magari uso da diverso tempo. Quindi, una cosa che uso in realtà da novembre più o meno è il programma Synergy. Allora, è il programma anti-age viso che quindi è composto, come vi avevo fatto vedere, da sieri da mettere o la mattina o la sera a seconda del giorno, c'è proprio lo schema, quindi o siero e crema oppure soltanto crema e poi la domenica invece ci sono le maschere in tessuto qui dentro con la lozione da mettere nel bicchierino, imbevete la maschera e ve la fate. Quindi oggi che è martedì andiamo di siero con acido ialuronico, bisognerebbe mettere 4 pipette, però io noto che per me 3 pipettate sono più che sufficienti, quindi vado di siero anche sul collo e sul décolleté, poi dopodiché crema multivitaminica viso. Quindi, come vi dicevo, io questo lo sto usando da novembre con costanza tutti i giorni e veramente da quando ho iniziato, direi già verso metà, fine dicembre, ho notato proprio che la mia pelle è diventata molto più morbida, molto più elastica proprio. E quindi veramente non sto più facendo senza, quindi sicuramente rientra tra i miei preferiti del mese di febbraio, perché anche a febbraio veramente non ho mai fatto senza. Altre due cose invece, più per quanto riguarda le ciglia, sono il siero per l'allungamento delle ciglia che va messo la sera, anche questo sarà più o meno un mesetto che lo sto facendo con costanza. Lo mettete un po' come se fosse una sorta di eyeliner proprio alla base delle ciglia, dall'inizio dell'occhio fino alla fine. Si mette la sera, lo tenete in posa tutta la notte e favorisce proprio la crescita delle ciglia più forti. Quindi io avevo fatto la laminazione in passato, sono due cose completamente diverse, però non avendolo più fatta ho deciso di investire invece su questo e per ora, adesso è un mesetto che lo sto utilizzando e mi sto trovando bene, quindi volevo condividerlo con voi. Oggi adesso non lo metto ovviamente perché è mattina, però vado con il mio terzo preferito del mese, ovvero il mascara Better Than Sex, che per me è il mascara migliore sul mercato. Ecco qui, quindi questo è il mascara Better Than Sex, che è sicuramente tra i preferiti per me. Quindi questi tre preferiti sono più che altro per la questione viso e ciglia e trucchi. Non mi troverete mai, o se succederà, chiedetevi che cosa è successo ad Alice, non mi troverete mai consigliarvi troppi troppi trucchi, ma perché io personalmente non mi trucco molto, cioè come vedete crema, skincare, mascara e basta, anche perché da quando ho fatto la laminazione, scusatemi, il tatuaggio semipermanente alle sopracciglia e anche all'eyeliner, da allora già non mi truccavo molto prima, adesso ancora di meno. Quindi questi erano i tre preferiti per la questione viso. Vi ricordo che i prodotti che vi faccio vedere di FGM e di Bulk li trovate sui siti, sono qui sotto trovate tutti i link. Il link di Bulk è un link di affiliazione, quindi se passate tramite quel link mi supportate un pochino e se vi sto simpatica, se vi va, a voi non cambia assolutamente nulla, ma per me significa davvero tanto. Quindi se volete passare tramite il mio link è qui sotto e sia per Bulk che per FGM ho il codice sconto AliceFit, che vi dà uno sconto ulteriore sul sito, sul vostro carrello, quindi trovate tutto quanto qui sotto. Venendo invece alla questione intrattenimento, ho messo gli occhiali perché devo essere un pochino più intellettuale. No, scherzo. Allora, venendo alla questione intrattenimento invece, uno dei miei preferiti del mese è il podcast che ho trovato su Spotify, che si chiama Metanolo. Ve lo faccio vedere perché mi sono presa benissimo con questo podcast. Allora, io non sono una grande fan dei podcast true crime perché personalmente mi mettono un po' di ansia, nel senso che non lo so, i podcast su serial killer, cose così,
non fanno per me, so che vanno super di moda. Ho provato ad ascoltare Elisa True Crime, che è bravissima, veramente molto molto brava, adoro come racconta, ma non fa per me, nel senso che io il podcast True Crime... Invece, scusatemi se sentite qualche rumore strano, ma è la lavastoviglie che sta andando qui a lato. Invece ho trovato questo podcast che è Metanolo, lo trovate su Spotify, e racconta lo scandalo negli anni 80 del vino al metanolo. L'avevo iniziato perché mi ha consigliato il mio compagno con cui studio, Riccardo, perché c'è tutta la parte anche di centro antiveleni, tossicologia, quindi cose che anche per noi di medicina sono molto interessanti. Poi dopodiché mi sono presa benissimo, sono 8 episodi da 40-45 minuti l'uno, ma consigliatissimo. Quindi podcast Metanolo su Spotify, fine del mondo. Secondo preferito invece per quanto riguarda la sfera intrattenimento è, vabbè, il Kindle. Smetto di farvelo vedere perché ne sto parlando tantissimo ed è il migliore acquisto che io abbia fatto l'anno scorso. L'ho preso a dicembre del 2022 e sono contentissima. Molti di voi mi avevano consigliato, appunto, io ero un po' indecisa, erano diversi anni che volevo prendere il Kindle. Sono soddisfattissima con questa cover, tra l'altro, che si può appoggiare così. E anche qua posso tenerlo, però non è questo il preferito perché ve l'avevo già fatto vedere. Ma come preferiti ci sono dei libri che volevo leggere, vabbè, altri libri qua sono sempre di Sarah J. Maas, che è la stessa che ha scritto ACATAR, che è Crescent City, che vi consiglio. Però i due libri dei preferiti di oggi sono invece questo This Is Going to Hurt, che io l'ho preso, vabbè, in inglese, però in italiano è Diario Tragicomico di un Medico alle Prime Armi. E praticamente è appunto il diario di un junior doctor, quindi una sorta di... è un po' l'equivalente dei nostri specializzandi in UK, ed è molto molto bello. Ho letto le prime pagine per ora, ma moltissime recensioni sono super positive. È appunto con un po' questo senso dell'umorismo un po' british, però molto anche tragicomico, quindi anche molto serio della vita proprio in corsia, quindi molto interessante. E un altro invece è Do No Harm. In italiano penso che sia Primo non nuocere, che è uno appunto dei principi di Ippocrate per quanto riguarda la medicina, quindi non nuocere, non fare del male, First Do No Harm, di Harry Marsh, che è un neurochirurgo e racconta diversi casi, diversi suoi pazienti e diverse volte in cui ha deciso di operare o al contrario non ha deciso di operare. Cosa c'è dietro queste scelte che lui ha fatto. Quindi anche questo per ora ho letto soltanto l'estratto, devo ancora comprare il libro ufficiale, però mi sta piacendo molto, quindi vi consiglio entrambi. Fatemi sapere eventualmente se li avete letti, se li leggete ritornate qua e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete qualche consiglio magari di qualche libro qui sotto, che sapete che sono sempre ben accetti. Per quanto riguarda invece la questione cibo, nutrizione, alimentazione, tre cose su cui sono ossessionata ultimamente da quando sono ritornata con Bulk, che ho fatto il mio ordine e ho riscoperto un sacco di cose che mangiavo qualche tempo fa. Chi mi segue nei video lo sa che, cioè, nel senso, sono con Bulk dal 2018, sono questi prodotti, io li adoro. E una cosa che ho riscoperto, è stata una bellissima riscoperta, sono le proteine di Bulk. Queste qua in particolare, che sono al gusto cioccolato e miele. Ma quello che dico sempre è, se siete indecisi per quanto riguarda le proteine di Bulk, cioccolato e qualsiasi cosa, cioè cioccolato e miele queste, cioccolato e cocco, cioccolato e caramello, cioccolato e biscotti, cioè cioccolato e va sempre bene, sono sempre buone, non sono per nulla chimiche. E allora, io non sono una grande fan del beverone nello shaker di proteine, no, per me le proteine sono molto utili da aggiungere al porridge la mattina piuttosto che alla crema di riso, allo yogurt greco, per incrementare un pochino la quota proteica del singolo pasto. Quindi se mangio il porridge, che sono fiocchi di avena fondamentalmente con magari un pochino di albume, la quota proteica non è molto alta perché sono prevalentemente carboidrati con ovviamente fibre, un pochino di grassi. Quindi aggiungendo le proteine, perché diciamo che il porridge normalmente ha circa 4-5 grammi di proteine, se aggiungo uno scoop, diciamo un cucchiaino di proteine di Bulk, sono già altri 20 grammi di proteine. Sapete che per fare un pasto equilibrato si consigliano circa 20-30 grammi di proteine a pasto, perciò proteine di Bulk, soprattutto come snack a colazione o metà pomeriggio, per me sono la fine del mondo. Questa è la prima cosa. Seconda cosa che vi ho menzionato appunto è la crema di riso. Ora, anche qua, se mi seguite da un po' sapete che io spesso utilizzo la crema di riso della Mellin,
molto buona, quella per i bambini, proprio quella blu che trovate nel reparto bimbi al supermercato. Buonissima, io la adoro, però ho scoperto che sul sito di Bulk hanno lanciato le creme di riso aromatizzate. Questa qua in particolare è al gusto vaniglia, ma ci sono anche altri gusti sul sito. L'ho provata e è fantastica perché soprattutto fa un sacco di volume, nel senso che se siete come me che avete un buco nero al posto dello stomaco e vi piace mangiare, cioè sembra poca, la pesate, non so, 50 grammi, poi aggiungete l'acqua e fa un sacco di volume. Adesso vi faccio vedere una clip. Ecco qui, questa è la mia crema di riso alla vaniglia. E fa un sacco di volume, nel senso che sono 40 grammi, ma quando è asciutta, disidratata, è piccola piccola piccola, poi nel momento in cui si aggiunge l'acqua fa un sacco di volume. Terza e ultima cosa per quanto riguarda la nutrition, alimentazione, snack, così, le barrette vegane di Bulk, ragazzi, cioè io le amo. Ragazzi, un'altra cosa preferita tra i miei preferiti del mese, in realtà preferiti di sempre, è la barretta vegana di Bulk al cioccolato e cocco. Alcuni di voi mi hanno detto che non le amano particolarmente perché sono un po' dure, vi dico, a me piace proprio per questo, nel senso che secondo me la consistenza, ripeto, può piacere o può non piacere, però io la adoro. È un po' compatta, mettiamola così, rispetto alle barrette non vegane, ma è una cosa classica un po' di tutte le proteine vegane, le barrettine, appunto, le cose vegane, a parte i brownies vegani, che purtroppo non ho qua da farvi vedere, ma anche quelli sarebbero sicuramente tra i preferiti. Quelli invece sono più simili alle cose non vegane, mettiamola così. Ma aspettate che ve la faccio vedere. Qui, allora, praticamente dentro così, con questo strato sopra di cioccolato. Io, ragazzi, personalmente, ripeto, la adoro. Proteine, quindi 100% vegane, non ha nulla di derivato del latte, quindi comunque anche se siete intolleranti o, ripeto, siete vegani, secondo me è uno snack fantastico e rientra sicuramente tra i miei preferiti, perché appena ho fatto l'ordine su Bulk ho dovuto riprenderle perché io le adoro. Per quanto riguarda i vestiti, vi faccio vedere una sola cosa e non sono leggings, strano, vero? E sono i joggers di FGM a palazzo, che io sto letteralmente usando sia in due colori, questo qua che è il color ghiaccio, quindi è questa sorta di grigio che però a seconda della luce sembra un po' lilla, un po' azzurrino, perdonate le ciabatte super sexy, anche queste potrebbero essere i miei preferiti, solo che sono vecchissime. Ah, le tascone così, sono a palazzo, così con appunto il, non sono a zampa, sono proprio che vanno giù dritti a palazzo. Io li abbino appunto a questo sottogiacca più o meno nero, che è il mio go to per qualsiasi cosa. Ma veramente sono bellissimi, cioè io veramente pensavo mi stessero male perché io comunque ho i fianchi abbastanza larghi, invece vi dirò, mi piacciono molto, nel senso che io solitamente tendevo sempre a utilizzare leggings attillati, skinny jeans, quindi qualsiasi cosa fosse super attillata. Ma devo dire che veramente sono molto contenta perché mi piacciono davvero tantissimo e soprattutto sono super comodi, quindi sono quel mix tra sportivo però comunque carino, cioè io non mi vesto molto molto elegante tranne in alcune situazioni, tipo se devo andare a pranzo con i parenti, Natale, qualche cosa speciale, la mia laurea, ovviamente mi vestirò elegante, però ecco, quindi questi sono il perfetto connubio tra comodità e stile, e ci sono anche neri, quindi li ho anche neri, sono stracomodi veramente. Altra cosa che è uno dei miei preferiti di questo mese, che ho comprato finalmente, lo sfigmo manometro, preso su Amazon perché diciamo che se quando in futuro inizierò magari a fare le guardie mediche, piuttosto che comunque, cioè, c'è un po' un progetto di mettermi mio in proprio, così poi ve ne parlerò in futuro, ovviamente volevo anche ovviamente uno sfigmo manometro. Il Fonendo già ce l'ho, che è quello della Littmann che vi avevo fatto vedere, nero cromato, bellissimo, stupendo, quindi questo pian pianino mi costruirò la mia borsa da medico. Poi in realtà su Amazon avevo preso anche il saturimetro, quello lo uso più che altro anche quando vado a fare tirocinio, soprattutto nei reparti tipo medicina interna, geriatria, dove comunque è importante controllare i parametri, cioè non che negli altri reparti non sia importante, però soprattutto in medicina interna, clinica medica, così ci fanno fare molto pratica anche noi sul prendere i parametri, controllare tipo saturazione a seconda del paziente, ovviamente se sono pazienti
con BPCO piuttosto che altre condizioni, ovviamente è molto molto importante. Quindi mi ero presa il mio saturimetro, così almeno ce l'avevo sempre nella tasca del camice. Questo invece appunto lo sfigmo, non me lo porto ovviamente a tirocinio, ma mi servirà per il futuro. Quindi sto costruendo pian pianino la mia borsa da medico e sono super contenta. Cioè mi manca la borsa, ho tutti i pezzi per ora, però pian pianino mettiamo dentro tutto quanto. E niente, questi erano i miei preferiti del mese. Spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso rispetto ai miei soliti vlog. Però ecco, se vi è piaciuto mettetemi un like, che sapete che mi supporta tantissimo, aiuta un po' il video nell'algoritmo. Se siete nuovi e vi sto simpatica in qualche modo, iscrivetevi oppure seguitemi su Instagram, io sono Alice Vetturi. E niente, come sempre, come vi dicevo, trovate qui sotto tutti i link anche alle cose che vi ho fatto vedere. Ci vediamo alla prossima.